Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio dolce canale. Oggi un nuovo video, un video haul. Ho comprato tante tante cosine dalla bioprofumeria che purtroppo ha chiuso, che si chiama Chicca Natura. Infatti faceva una liquidazione, ha messo tutto al 50% e io ho preso veramente tante 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 cose. E ve le volevo mostrare perché quando ho visto che c'erano tutte queste cose al 50%, alcune mi interessavano già da un bel po', ho voluto non lasciarmi scappare questa occasione, nonostante veramente mi dispiace per questa bioprofumeria. Allora, inizio subito con farvi vedere le cose che ho comprato. Allora, ho preso come prima cosa questa terra compatta di Puro Bio, eccola qui. È una terra nella colorazione 01. Ero veramente molto molto curiosa in odore di prendere di questa terra, perché con la cipria e col fondotinta, come sapete, mi sono trovata bene. Un'altra cosa che ho preso di Puro Bio è il pennello per il fondotinta, il pennello numero 03, eccolo qui, che non ho ancora usato. E eccolo qua, e che volevo, insomma, per poter stendere il fondotinta. Nonostante io usi la Beauty Blender, mi ho sentito dire che questo pennello è spettacolare, e mi dispiace che non ho preso anche quello da cipria. Mi sa che ho fatto una sciocchezzuola, ma avevo preso veramente tante cose. Ho preso anche l'acqua micellare che mi era finita, quella idratante di Jon Sack. L'avete vista sicuramente nei miei prodotti finiti. Poiché era tutto al 50, ho detto no, è vero che ne ho un'altra, ma non voglio lasciarmi scappare questa occasione, perché tanto finché rimangono chiuse avrò tutto il tempo. Poi al 50% quando mi ricapita più. Poi ho preso una cosa che pure volevo da un po', ed è il contorno occhi di Domus Olea Toscana. Eccolo qui. È un contorno occhi siero rassodante liftante contorno occhi, eccolo qua. Io ho la crema viso che non ho ancora usato, la crema viso della stessa linea. Ho una maschera della stessa linea che ho trovato in una box, e non mi ricordo cos'altro, quindi voglio provare ad usare tutto insieme in combo per vedere i risultati, visto che mi hanno parlato benissimo di questa azienda, che è Domus Olea Toscana. Voglio provare tutto insieme. Questo è da 15 ml. E adesso tra un po' inizierò a provare tutto, contorno occhi, crema e quant'altro. Poi, sempre di Domus Olea Toscana, ho preso un'altra acqua micellare, che è quella anti-age 5 in 1 da 150 ml, che a prezzo pieno sinceramente costava troppo. Al 50% ho voluto provare. È una acqua micellare anti-age 5 in 1 detergente, make-up remover, eccetera, eccetera. Quindi ho detto proviamo, visto che ho questa opportunità, proviamo. Poi ho preso un idrolato alla salvia della Saponaria. Questo alla salvia non l'ho mai provato e voglio provarlo. Ho preso un biondo freddo di Phytolilos, praticamente per fare i capelli un po' più chiari, perché prima li ho scuriti e ora li voglio chiari. E sempre di Phytolilos ho preso la gelatina camomilla e rabarbaro. Adesso inizierò con gli impacchi, non con questi, perché se metto direttamente questo non mi schiarisce niente, ma inizierò con gli impacchi di curcuma. Poi vi faccio sapere, perché li voglio iniziare a schiarire, ma non solo sotto, ma dalla radice. Vi faccio sapere con la curcuma come viene. Se mi trovo bene, vi farò la ricettina anche a voi. Poi ho preso uno shampoo delicato di verde sativa alla canapa e proteine del grano. Ho sentito parlare molto bene di questo shampoo alla canapa di verde sativa. Io non l'ho mai provato, è da 200 ml e volevo provarlo. E ho preso sempre di verde sativa
il balsamo, sempre alla canapa, così li provo in combo. Ovviamente queste sono tutte cose bio, senza petrolati, siliconi, PEG 100% naturali. Io di verde sativa non ho mai provato nulla, e così come per esempio di Domus Leo Toscana ho tante cose ma non ho ancora provato nulla. Poi quando inizierò a provare tutte queste cosine di Domus, che sono il contorno occhi, l'acqua micellare o la crema viso o una maschera viso o mi sembra un olio, adesso non ricordo precisamente tutte le cose che ho perché mi sono state messe in una box per Natale, vi farò poi una review di tutte queste cose che provo per farvi sapere come mi sto trovando. E le ultime due cosine che ho preso sono di Essere. Uno è uno shampoo all'aloe e arancia dolce, questo qui, e un altro è il balsamo al mango e limone. Io di Essere ho la maschera formidabile al cocco e vaniglia. Quindi, poiché mi sono trovata benissimo con quella maschera, voglio provare in combo anche shampoo e balsamo. Ho preso anche un po' di cosine, tipo due shampoo e due balsami, perché mi sono detta non mi ricapiterà più questa occasione di trovare al 50%. Tanto finché rimangono chiusi non c'è problema, io non aprirò tutto subito, aprirò le cose quando mi servono, però almeno insomma me le tengo lì. E sono contenta insomma di aver preso tutte queste cosine, soprattutto la cipria, il pennello, ma veramente tutto. Io non ho mai provato per esempio la gelatina alla camomilla e il rabarbaro, ma come non ho mai provato nessun gel, che poi questi gel di Phytolilos sono riflessanti. Io ho preso questa alla camomilla per capelli chiari, ma ci sono anche al mallo di noce per capelli scuri, servono per riflessare i capelli. Quindi ho voluto, magari quest'estate al mare, insomma, così ho voluto provare. Poi vi farò sapere ovviamente con tutti questi prodottini, man mano che li provo, come mi troverò. Oh, nulla, vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!